Si fa prendere dall'emozione Francesco Totti durante la conferenza stampa in cui ha annunciato il suo definitivo saluto alla Roma. Rifiuta il suo incarico da dirigente, voluto e proposto dal presidente Pallotta il giorno dopo, il commovente addio al calcio giocato di fronte ai suoi tifosi, quelli che lo hanno sempre amato e continueranno a farlo. Lascia con l'amaro in bocca e con parole di fuoco nei confronti della presidenza americana e delle persone, dirigenti e non, che in questi 8 anni, dice ancora, hanno fatto solo il male della Roma. E per me oggi è un momento altro che quando ho smesso di giocare, cioè staccarmi dalla Roma, per me oggi potevo anche morire. Non ha rimpianti l'ex capitano della Roma, forse solo quello di essersi fidato di persone, capiamo dalle sue parole, che in 2 anni non gli hanno mai dato modo di fare il proprio lavoro. Tutto veniva deciso prima e senza ascoltare la sua opinione. No, non è stata colpa mia perché non ho avuto mai la possibilità di esprimermi, non mi hanno mai coinvolto in un progetto tecnico. Il saluto definitivo di Totti è un'altra mazzata per i tifosi che poco più di un mese fa avevano pianto l'addio di un'altra bandiera come Daniele De Rossi. C'è qualcuno che ti ha pugnalato dentro di Goria? Perché sì. Chi è? Non farò mai nomi, però ci sono persone che non vogliono che sto là dentro. Dentro Trigoria, quindi c'è anche qualcuno dentro che non ti vuole dentro Trigoria. Certo. Questo sembra essere proprio l'anno zero, quello di una rivoluzione che per il momento sembra però non avere alcun criterio. Nubi grigie dunque all'orizzonte della Roma giallorossa, che oltretutto aspetta ancora notizie sul suo nuovo stadio. Tutto quello che abbiamo visto in questa giornata diventerà materia per l'approfondimento serale di TGTG, che questa sera dalle 20:50 inizia la sua avventura nel formato estivo. Alla conduzione si alterneranno Fabio Bolzetta e Caterina Dall'Olio. Da parte nostra il più sincero in bocca al lupo. È il momento invece adesso del TG Post. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, ci fa conoscere Shibli Abusada, l'autista della custodia di Terra Santa, accolto nell'orfanotrofio del convento di San Salvatore, accudito come un figlio dai frati. A seguire Sport 2000, dove si parlerà di Alessandra, della campionessa del mondo di pallavolo scomparsa lo scorso ottobre, Sara Anzanello, la cui storia è diventata un libro. Arrivederci.